Laboratorio di teatro della scuola secondaria di Cuggiono. Anche noi vogliamo dare il nostro contributo alla festa della liberazione perché sappiamo che è un'importante ricorrenza per la storia della nostra nazione. Il 25 aprile 1945 finiva l'incubo del fascismo e della guerra e iniziava per l'Italia una speranza di libertà. Ecco le voci di chi ha contribuito a creare una nuova Italia. Io sono Primo Sammarchi, nato a Milano il 2 gennaio 1933, nome di battaglia Pineo. Quando ero a Omegna c'era un ponte sul fiume, sorvegliato dai tedeschi con le mitragliatrici. Banditi, non attraversate quel ponte! Io e mia madre passavamo su e giù, lei con la borsa, io con la cartella pesantissima. Era pesante perché ci metteva le armi da portare ai partigiani, li usava come copertura. Quella cartella aveva già una sua storia, quando eravamo a Milano con mio fratello. Non andare a scuola, vieni con me al cinema. Usciti dal cinema, Farini mi disse: dammi la cartella e poi corri, corri! Subito dopo uno scoppio, erano saltati tra lici dell'elettricità di Piazzale Maggiachini. L'esplosivo l'avevo trasportato nella mia cartella. Insieme a dei ragazzi, travestiti da chierichetti, ci dirigevamo sino al binario della stazione centrale a cercare i biglietti dei deportati per raccoglierli e portarli alle loro famiglie. Ho provato a farlo da solo anche allo Scarofarini, dove passavano gli stessi treni. C'era una linea elettrica e una per i convogli a carbone, per cui entrai con un carrellino, anche se sapevo di dover andare agli altri binari per trovare i biglietti. La polizia mi fermò. Cosa ci fai qui? Cerco il carbone. I poliziotti mi portarono in una stanza e cominciarono a picchiarmi. Calci, pugni, mi pestarono le scarpe con gli alluci. Tanto che le unghie mi rimasero storte. La sera, visto che avevo il carbone ma non i biglietti, mi lasciarono andare. Nonostante lo spavento non mi fermai. Forse era una sfida, forse incoscienza. Ancora oggi mi chiedo se ne valsa la pena. Non sono pentito, anche se c'è ancora molto lavoro da fare. Mi chiamo Lidia Brisca, nata a Novara il 3 aprile 1924, il nome di battaglia è Bruno. Se non ci fossero state le donne non ci sarebbe stata la resistenza, punto e basta. Dopo l'8 settembre furono loro a ricoverare in casa l'esercito italiano in Cuba, vestendo i soldati, nutrendoli, mantenendoli, ma questo non è stato riconosciuto storicamente, è una pagina rimasta nell'ombra. Del resto, che aria tirava, si capì quando il 25 aprile 1945, mentre nelle città le parate dei partigiani sancivano la vittoria, i capi dissero: è meglio che le ragazze non sfilino, il popolo non capirebbe. Cosa avrebbe pensato il popolo? Quello che già pensavano tutti. Le ragazze che lasciano la casa, vanno in montagna e dormono in tenda con i ragazzi sono poco serie. Ma noi avevamo affrontato la guerra come loro. Dopo l'8 settembre mio padre fu preso e non sapemmo più nulla di lui per 3 mesi. Era stato deportato in Polonia. Alla fine riuscì a farci arrivare una cartolina dove scrisse:
Vi devo dire una cosa su cui riflettere. Potrei tornare a casa, ma firmando una lettera di cui mi vergognerei per tutta la vita. Tuttavia scegliete voi quello che pensate sia utile. Alla fine fu incaricata di rispondere. Papà, non vogliamo che ti vergogni, quindi scegli in coscienza. Noi saremo sempre d'accordo con quello che farai. Lui scelse di rimanere nel campo di concentramento. Un giorno il mio odiato cicerone mi salvò la vita. Stavo scendendo dalla Val d'Aosta e a una svolta vidi un posto di blocco. Se si trovava un posto di blocco non si doveva mai voltarsi e scappare, se no ti sparavano alla schiena. Ma dovevi andare più svelta e avere una storia da raccontare, e io ce l'avevo. Lasciatemi passare, per piacere. Sono andato a studiare latino con una mia compagna al paese vicino, ma mia mamma si preoccuperà moltissimo se non torno subito. Per supportare la mia storia tirai fuori le tuscolane che mi diede Cicerone. Ricordo ancora l'effetto che fece sui poliziotti. Ma va fora Dubalti e il tuo latinorum. Così Cicerone mi salvò la vita. Ora che segni di fascismo raffiorano, ho paura, ed è un sentimento che non mi assomiglia molto. Ho paura perché la democrazia che abbiamo costruito pare essere rimasta fragile e perda di senso. Di quel che ho fatto invece resto orgogliosa, assolutamente. Non ho voluto neanche la piccola pensione che mi era stata assegnata dopo la liberazione. Non ho mica fatto la resistenza per guadagnare. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto all'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione alle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Avevo un fratello aviatore, un giorno la cartolina, fece bagagli e via lungo la rotta del sud. Mio fratello è un conquistatore, il popolo nostro ha bisogno di spazio e prendersi terre su terre, da noi è un vecchio sogno. E la terra che si è conquistata è sui monti del Guadarrama, è di lunghezza 1,80-1,50 di profondità. Lo avrai, camerata Kesserling, il monumento che pretendi da noi italiani, ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non con i sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio, non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità, non con la neve involata delle montagne che per due inverni ti sfidarono e non con la primavera di queste valli che ti vide fuggire. Ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro ad ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto, giurato fra uomini liberi, che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai ritornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento, che si chiama Ora e sempre Resistenza! Thank you.
Buongiorno a tutti e bentrovati. È veramente bello oggi vedere la nostra piazza così, così gremita, così piena. Saluto e ringrazio l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Polizia Locale, le associazioni, l'AMPI, le associazioni combattentistiche, e ringrazio tutti voi veramente per essere qua presenti. E ringrazio il nostro corpo musicale e anche il museo che ha voluto essere presente con l'autobotte. Oggi celebriamo il 77° anniversario della liberazione, che segnò la fine di anni drammatici, di guerre e sofferenze. Il 25 aprile è una data che rappresenta una svolta fondamentale per la storia del nostro Paese e che continua a simboleggiare i valori più importanti della nostra Costituzione: libertà, solidarietà, pace e speranza. Il 25 aprile non può essere solo una data di ieri. Il 25 aprile deve tornare ad indicarci le strade anche in salita di domani. Dobbiamo ricordare i nostri ragazzi, e qua davvero un grazie, sono stati veramente bravi. Ci hanno ricordato delle cose veramente importanti. Dobbiamo ricordare ai nostri ragazzi che il 25 aprile non è solo un avvenimento, una ricorrenza, ma è un sistema di valori, frutto delle azioni di persone che singolarmente o in gruppo hanno preso in mano il loro destino, conquistando la libertà dal regime fascista, rischiando forme di repressione come le torture, il carcere, sino al sacrificio estremo della propria vita. Dobbiamo ricordarci e ricordare che le radici dall'articolo 13 della Costituzione sull'inviolabilità della libertà personale vanno ricercate nelle vicende di chi subì il potere e i soprusi del regime fascista. Ma dobbiamo ricordare anche che la resistenza non è stata solo lotta armata, è stata anche confronto sui modi e sui contenuti che avrebbero potuto e dovuto dare forma a una nuova convivenza civile. La convivenza che ha il suo vero essere nella garanzia che le minoranze non siano escluse, anzi facciano parte della vita sociale e politica. E noi a Cuggiono, come ho avuto modo di ricordare ieri nella presentazione del libro Partigiani di Valgrande, ne abbiamo avuto prova concreta con Don Giuseppe Albeni. Profondamente convinto della necessità di unire tutte le forze per costruire un fronte unico contro la dittatura nazifascista e che la lotta armata non basti, si prefigge la formazione del Comitato di Liberazione Nazionale di Cuggiono. Nel mese di marzo del 1944, promosso da lui, ebbe luogo nella sede del vecchio asilo di via Zenoni l'incontro tra i 5 responsabili cuggionesi e il rappresentante provinciale del Comitato Nazionale di Liberazione. A quei giovani e a quegli uomini che si riunirono in clandestinità, Don Giuseppe si preoccupò di dare idee per il futuro. In un diario partigiano sono annotate queste sue parole: è vicina l'ora del trionfo, non del trionfalismo. Questa sera dobbiamo indicare con senso di responsabilità gli uomini che assumeranno compiti amministrativi, affinché quel giorno non ci siano vuoti di potere. In seguito, quando l'immenso numero di deportati e carcerati tornerà alle loro case, si potranno indire elezioni democratiche. Le libertà conquistate le difenderemo con le leggi, non la lasceremo più incustodita sul davanzale della storia. La possibilità di essere insieme protagonisti, pur nelle differenze, ha avuto come luogo naturale l'Assemblea Costituente. Quell'esperienza, ha scritto Emilio Gentile, in cui uomini e donne che militavano in partiti antagonisti, con grande senso di responsabilità di cittadini e competenza di giuristi, posero le fondamenta di una Repubblica democratica. La liberazione quest'anno ovviamente assume ancor più significato davanti all'aggressione russa all'Ucraina da un lato e l'oppressione di Putin contro i dissidenti russi dall'altro. Da quando il presidente russo ha invitato a isolare i traditori e a sputarli come moscerini volati accidentalmente in bocca, i pochi oppositori russi che non sono ancora stati incarcerati o hanno scelto l'esilio sono finiti nel suo mirino.
Faccio mie le parole del presidente Mattarella, che ha pronunciato in modo chiaro e inequivocabile qualche giorno fa incontrando le associazioni combattentistiche al Quirinale. Dal nostro 25 aprile vengo un appello alla pace, non ad arrendersi di fronte alla prepotenza. Un popolo in armi affermò il proprio diritto alla pace. Un'esperienza terribile che sembra dimenticata da chi in queste settimane manifesta disinteresse per le sorti e la libertà delle persone. La solidarietà che va espressa e praticata nei confronti dell'Ucraina deve essere ferma e coesa. Ho già avuto occasione di dire che mi hanno sempre colpito gli sguardi delle vittime, la fissità degli occhi che guardano ma non vedono. Occhi dell'umanità privata d'umanità. Gli occhi delle vittime sono sempre gli stessi, sono quelli delle foto nei lager, dei condannati a morte, quelli che ritroviamo sempre in ogni guerra, in ogni persona violentata, annientata, in tutti coloro che cercano di salvarsi, nelle donne umiliate, nelle colonne di famiglie che scappano dalla povertà e dalla miseria, nei bambini smarriti in fuga dalla guerra. Gli occhi di Mauthausen, come gli occhi di Srebrenica, dei profughi siriani, delle persone riprese sui gommoni nella corsa verso una felicità che purtroppo non arriverà mai anche per la nostra indifferenza. Per questo dobbiamo sentire l'impegno per una lucida coscienza storica, come ha scritto Giuseppe Dossetti, per dare sempre la testimonianza agli eventi che sono accaduti. Ma la coscienza storica da sola non basta. La nostra coscienza deve essere sempre attenta e capace di impedire sempre ogni tipo di negazionismo e di ingiustizia. Oggi più che mai corriamo il rischio che senza una ferma difesa dei nostri valori fondamentali l'Europa possa perdere identità e possa non essere più in grado di sostenere che la democrazia è l'unico sistema che può garantire libertà, giustizia, benessere. Ricordiamoci sempre che in Europa i diritti di ogni persona sono i diritti di tutti. La memoria è parte della nostra identità, la nostra identità di cittadini, cittadini che hanno potuto costruire il proprio futuro, riunire il paese, vivere e farci vivere un tempo di democrazia, di sviluppo e di pace. Tutto questo ci deve richiamare in modo forte ad una funzione, la funzione di custode del domani dei nostri giovani. Non possiamo chiudere gli occhi, non possiamo girarci dall'altra parte, perché come ci ricorda la senatrice Liliana Segre, l'indifferenza porta alla violenza ed è già violenza. Dobbiamo volere con tutte le nostre forze che la democrazia riesca ancora una volta a vincere rispetto ai suoi tanti nemici. Viva la Resistenza, viva il 25 aprile. Quindi che questa tarda sia davvero duratura il ricordo di queste persone che hanno lottato per noi, hanno lottato per la nostra indipendenza, hanno lottato per la libertà. Quindi grazie per essere qua, grazie a tutti coloro che hanno realizzato e hanno proposto questa targa, adesso la scopriamo. Chiedo alle mie assessore di procedere.
Sì, no? Sì. No. Ehi.